Invito Carlo Corazza, capo dell'ufficio del Parlamento Europeo qui in Italia, a salire accanto a me per i saluti iniziali. Io sono Lorenzo Robustelli, mi metto seduto come voi, sono il direttore di Euronews e do a tutti quanti il benvenuto per questo primo evento nella nuova vita di Euronews all'interno del gruppo Hub Editoriale. Tengo la mascherina? Poi il problema è che ho aperto la mascherina. Ecco fatto. Questa nuova vita di Euronews dopo 10 anni di notizie ed eventi. E adesso siamo appunto in questo gruppo Hub Editoriale che, come vedete, ha fatto fare un grosso passo avanti al nostro potenziale. E quindi do a tutti quanti il benvenuto a questo evento sulla nuova PAC, quale futuro per l'agroalimentare europeo, per cui vorrei ringraziare prima i nostri sponsor, che sono Bayer, Federchimica, Assocarni, Carni Sostenibili, Banco BPM e Asnacodi, che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Qui accanto a me abbiamo seduto Carlo Corazza, che porterà i saluti del Parlamento, mentre collegamento video, non so se è già collegato, arriverà Massimo Pronio, responsabile della comunicazione della Commissione Europea, dell'ufficio di Roma della Commissione Europea. Eccolo qua, ciao, benvenuto anche a te. Quindi il protocollo tocca prima al Parlamento, prego Carlo. Grazie mille Lorenzo, grazie davvero per questo invito. Il Parlamento Europeo in Italia sostiene questa iniziativa di Euronews e Hub con grande convinzione, una iniziativa assolutamente tempestiva, molto importante. Tra l'altro saluto e ringrazio i 2 eurodeputati che parteciperanno più tardi, Dorman e De Casso, 2 grandissimi esperti di politica agricola. Saluto naturalmente il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Un evento tempestivo perché lo scenario purtroppo in maniera tragica è completamente cambiato da un mese e questo cambia lo scenario su tutte le politiche europee e in modo particolare su alcune politiche come quella dell'energia, della difesa, dell'industria e dell'agricoltura. Diciamo che questa guerra farà in modo che nulla sarà come prima in Europa. L'unica nota positiva, se così si può dire, in questa enorme tragedia è l'unità delle democrazie liberali. L'unità delle democrazie liberali che avete visto anche all'ultimo Consiglio europeo, per la prima volta ha partecipato fisicamente il Presidente degli Stati Uniti, con una fortissima determinazione a fermare Putin e a fermare la guerra. Quindi con sanzioni senza precedenti che diventeranno sempre più importanti, stanno diventando sempre più importanti. Naturalmente in questo momento nel mirino c'è l'energia, sapete tutti che non è semplice, soprattutto per il mondo agricolo, è uno dei settori che sta pagando le più alte conseguenze delle sanzioni. Un sostegno di tutti i tipi, anche di aiuto alimentare ai rifugiati. Ma è chiaro, dobbiamo ammettere che questa guerra ci ha trovato, come la pandemia 2 anni fa, assolutamente impreparati. La costruzione europea non era completa, non è completa. Per la pandemia siamo riusciti, per fortuna, a reagire nella giusta direzione. Quindi abbiamo creato per la prima volta un debito europeo, abbiamo rinforzato ulteriormente la politica agricola con Next Generation, che c'ha anche una parte di sviluppo rurale. Abbiamo un debito al 2029, abbiamo delle missioni, abbiamo delle risorse proprie, abbiamo l'acquisto in comune dei vaccini, però è chiaro che invece davanti alla guerra non avevamo né una politica energetica, né un'unione per l'energia, né un'unione per la difesa. Per fortuna abbiamo una politica agricola, per fortuna, è l'unica politica veramente compiuta con un vero bilancio che abbiamo, ma è chiaro che questa politica agricola si deve rafforzare e deve rispondere alla parola che ormai è la parola chiave, che si chiama autonomia o sicurezza, chiamatela come volete, o sovranità europea. Ed è evidente che d'ora in poi fare commercio con la Nuova Zelanda non sarà come fare commercio con la Cina. C'è creato, e questo è emerso negli ultimi giorni in maniera molto chiara, si è creata una... c'era già di fatto, però diciamo che adesso ci siamo svegliati, siamo con gli occhi ben aperti, una divaricazione tra le democrazie liberali da un lato e chi non è una democrazia liberale, chiamatela come volete.
Abbiamo visto le conseguenze della guerra, costi dell'energia fuori controllo, forte difficoltà di approvvigionamento per certe materie essenziali. Il mondo agricolo ancora una volta è uno dei più colpiti sui fertilizzanti, mais, grano. Adesso ci sono persone molto più esperte di me che illustreranno tutti i problemi che abbiamo davanti. Però il primo problema da risolvere, non parlo ovviamente adesso di difesa o di sicurezza perché non è il contesto, è l'energia. Il Consiglio europeo si è concentrato sull'energia. La nostra economia non può reggere a questi prezzi di energia. Dobbiamo assolutamente riuscire a trovare un accordo sul tetto di acquisto. Il venditore può vendere solo a noi, quindi il discorso che ha fatto Mario Draghi con la metafora sui tulipani è un discorso che ha molto senso. Per fortuna c'è un accordo sullo stoccaggio in comune. Si comincia a discutere seriamente sulla capacità di acquisto in comune e io spero ci sia una forte accelerazione sull'unione per l'energia, ossia un vero mercato interno per l'energia. Purtroppo queste cose andavano fatte 20 anni fa, adesso è il momento di investire. Io credo, e chiudo su questo, che sia arrivato il momento di parlare seriamente di un tesoro europeo, perché è evidente che per risolvere i problemi che non abbiamo risolto negli ultimi 30 anni abbiamo bisogno di grossi investimenti. È evidente che non tutti gli stati hanno la stessa capacità fiscale. Come Next Generation ha provvisoriamente e transitoriamente risolto i problemi dei paesi senza capacità fiscale che avevano subito i danni della pandemia, così oggi dobbiamo avere un fondo, quello che ha proposto Draghi a Versailles, da 2.000 miliardi per investire su sicurezza alimentare, industria, sicurezza energetica, difesa. E questa decisione va fatta molto, molto rapidamente. Comunque io credo che sulla PAC non sarà rose e fiori, però ci sono gli strumenti per riorientare la PAC, c'è un bilancio molto importante sulla PAC, forse la politica agricola è quella dove abbiamo fatto più progressi, quindi è quella dove con la volontà politica si potrà rispondere meglio alla crisi. Grazie ancora per questa importante occasione di dibattito. Grazie a te, Carlo. E nel ringraziare anche chi ci sta seguendo online, cosa che avevo dimenticato di fare, e darei la parola a Massimo Pronio che adesso ci faranno rivedere. Prego. Buongiorno direttore, buongiorno Lorenzo. Saluto tutti i partecipanti e il collega amico, il direttore Corazza. Concordo con lui quando dice che questo convegno che EUNews ha proposto e che noi abbiamo volentieri patrocinato è tempestivo. Avremmo potuto parlare di agricoltura biologica, dei nuovi premi, delle candidature che si stanno aprendo in questi giorni o di altre cose più rituali, diciamo, e invece la situazione è completamente cambiata. È cambiata 2 anni fa per la pandemia e è cambiata adesso per la guerra. Io penso che nel salutare tutti e dare l'avvio ai lavori posso ricordare brevemente quello che la Commissione ha fatto con una comunicazione che ha annunciato il commissario polacco Wojciechowski sulla salvaguardia della sicurezza alimentare. Diciamo, questa comunicazione che è data il 23 marzo e vedo che prontamente già le confederazioni hanno e le federazioni del settore hanno già ripreso e pubblicato sui loro siti, si concentra su 3 aspetti essenziali: la sicurezza alimentare in Ucraina e in altri paesi vulnerabili che soffriranno del deficit della produzione di grano. Parliamo di 25 milioni di tonnellate da rimpiazzare per quest'anno e l'anno prossimo, e si concentra anche sulla stabilità di una produzione dei prezzi nell'Unione Europea e una sostenibilità nel lungo periodo. Ricordo anche che c'è stato varato un pacchetto da 500 milioni di euro per sostegno agli agricoltori, specialmente piccoli, e che penso che la Commissione europea stia facendo la sua parte, pur condividendo
quello che ha detto anche il direttore Corazza, cioè che ci troviamo a inseguire una situazione quando per alcuni aspetti si poteva essere più previdenti. Certo, una guerra però non si può prevedere dall'oggi al domani. Quindi auguro a tutti buon lavoro e vi inoltre i miei saluti. Grazie Massimo. Prima di partire con... ti ringrazio poi. Sì, no, giusto perché prima di partire con l'evento c'è una piccola sorpresa che volevamo annunciarvi con il mio collega direttore Vittorio Reggia, che vi parlerà di GEA, la nuova iniziativa alla quale sta lavorando da mesi e che arriverà nei vostri uffici fra qualche giorno ormai, vero Vittorio? Il 4 di aprile, insomma, buon pomeriggio a tutti, io rubo pochi minuti per raccontarvi questa nuova avventura. Nascerà il 4 di aprile GEA, che è Green Economy Agency, è un'agenzia verticale sulla transizione ecologica, la sostenibilità, il Green Deal, l'economia circolare. E ringrazio innanzitutto l'editore che ha avuto la voglia e il coraggio di seguirmi in questa mia iniziativa, i colleghi che lavoreranno con me. Cercheremo di offrire delle notizie, ovviamente, ma anche tanti approfondimenti. Lavoreremo con le università, con i ricercatori scientifici. Cercheremo di non essere solo degli informatori, ma di essere anche didascalici. Insomma, il ministro Cingolani, con il quale abbiamo fatto una call qualche settimana fa, ci ha chiesto, insomma, di fare un po' di divulgazione e noi la faremo. Sarà un'agenzia innovativa perché non sarà solo testuale, sfrutteremo il nostro know-how nella data visualization, avremo anche un sostegno fotografico, un sostegno videale, e ovviamente sito, social, una serie di iniziative che riguarderanno anche i progetti educativi e gli eventi. Questo è in parte il patrocinio sicuramente di Onews, non voglio rubare niente a Lorenzo, però insomma quelli futuri ci vedranno coinvolti direttamente insieme. Penso di fare un po' di spoiler e dire che ce n'è in canna uno tra qualche settimana che riguarda insomma l'energia, un altro tema molto importante che sta caratterizzando i discorsi di queste settimane purtroppo travagliate, e insieme all'agricoltura sono i problemi che noi dovremo affrontare nelle prossime settimane. Questo è quello che vi dovevo dire, non ho altro da dire se non fare gli scongiuri. Io sono scaramantico, mancano pochi giorni, speriamo che vada tutto bene. E grazie per avermi ospitato, abbonatevi. Direttore. Abbonatevi. Abbonatevi. Grazie.